dove si trasferiscono i ricchi e per quale motivo. In questo video vedremo quali sono le destinazioni preferite dai ricchi, chi sono i ricchi, come vengono definiti, per quale motivo, e soprattutto parleremo di pianificazione fiscale e patrimoniale appunto dei ricchi, quindi che cosa prendono in considerazione sia sotto un profilo non meramente fiscale sia sotto un profilo fiscale prima di trasferirsi e di portare tutta la loro famiglia e i loro oneri con sé dall'altra parte del paese di residenza originaria. Se sei interessato a sapere che cosa fanno i ricchi e per quale motivo e perché dovresti farlo anche tu, clicca like, iscriviti al canale e aspettami dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella, tu sei, come sai, sul canale di Tax Planning Internazionale. Oggi parliamo di pianificazione fiscale e patrimoniale dei ricchi. Innanzitutto cerchiamo di capire chi sono i ricchi, o meglio chi sono ai nostri fini in questo video. Io mi baso su una ricerca della New Wealth Research, sono dati pre-Covid, perché purtroppo diciamo che con il Covid gli spostamenti si sono temporaneamente fermati, però in questa ricerca diciamo che per ricchi si intende chi ha un net worth perlomeno di $1 million, quindi chi ha accumulato soldi sotto forma di real estate o di soldi su un conto corrente perlomeno fino a $1 million, quindi potresti esserci anche tu nella definizione di ricchi che prendiamo oggi in considerazione. Partiamo dalla prima curiosità, quindi cerchiamo di capire quali sono i paesi, secondo questa ricerca dei dati pre-Covid, dove i ricchi si trasferiscono più volentieri, più frequentemente. Bene, è una classifica che potrebbe sorprenderti sotto un certo profilo, perché non sono probabilmente i paesi a cui stai pensando tu. Nell'ordine in realtà sono l'Australia, non ti tengo troppo sulle spine, gli Stati Uniti e il Canada. E sì, perché evidentemente i ricchi non fanno riferimento unicamente al risparmio fiscale, ma guardano un'altra lista di cose ben più fondamentali, ben primarie per loro, che sono appunto la qualità della vita, la qualità dei servizi, la lingua che si parla all'interno del paese. È evidente che diciamo i ricchi di lingua anglofona siano abbastanza, diciamo, in percentuale preeminente, soprattutto cerchino poi anche per la propria famiglia, per i propri figli, paesi di lingua inglese, dove evidentemente anche il livello di istruzione permette di mantenere lo stesso livello di educazione che si è ricevuti in primis, no? E quindi lo si trasmette ai figli, si cercano scuole di alto livello anche per i figli, insieme evidentemente ad una stabilità politica e ad una stabilità economica. E poi si vanno a guardare anche tutti gli elementi di pianificazione in termini di protezione del patrimonio, quindi la presenza di una patrimoniale, banalmente, e la presenza di una tassa sulle successioni o sulle donazioni. Ok, quindi questi sono i tre paesi più gettonati nell'epoca pre-Covid. Vedremo, appena sono disponibili i dati, che cosa è successo, che cosa è cambiato nel post-Covid, mentre i paesi che sono andati peggio e quindi che hanno perso ricchi, da cui i ricchi si sono trasferiti e l'hanno abbandonati, evidentemente sono la Cina, l'India, la Turchia, la Russia e, tenendoci in Europa, anche il Regno Unito è quello che ha subito più perdite. Questo perché, ricordiamo che sono dati pre-Covid, diciamo in concomitanza con tutto il casino che c'è stato con l'instabilità politica ed economica legata a Brexit e quindi anche alle sanzioni che poi sono state irrogate, o perlomeno diciamo alle problematiche economiche che sono correlate all'uscita dall'Unione Europea. Ok? Questa è la classifica dei dati. Andiamo a vedere però, abbiamo parlato quindi degli elementi che hanno preso in considerazione sotto un profilo non meramente patrimoniale, andiamo a vedere invece quali sono gli elementi su cui i ricchi, le persone facoltose, basano le proprie scelte di trasferimento, e sono evidentemente le scelte che dovresti fare anche tu, gli elementi che dovresti prendere in considerazione anche tu. Andiamo a vedere allora quali sono gli elementi di pianificazione fiscale e patrimoniale, che cosa prendono in considerazione le persone facoltose, che cosa dovresti prendere in considerazione anche tu prima di trasferirti in un determinato paese, se vuoi fare una pianificazione come si deve e non andartene senza nessuna tipologia di pianificazione strategica al di là del tuo paese. Chiaramente potresti fare delle considerazioni diverse
diverse da quelle delle persone facoltose, ma se hai intenzione di diventarlo anche tu, è meglio che questa strategia te la poni prima e non dopo. E partiamo. Il primo elemento da prendere in considerazione è il tax status, come si fa a diventare residenti fiscali nel paese di destinazione. Quindi, dopo averlo selezionato, dopo aver visto che il paese che fa per noi e per la nostra famiglia ci vogliamo trasferire, dobbiamo capire come si fa a diventare residenti fiscali in quel determinato paese. E questa è una variabile che è altamente cangiante di stato in stato. Infatti noi sappiamo che ci sono paesi che basano la residenza fiscale dei propri residenti sulla base del 100 degli interessi vitali, quindi vanno a vedere quali sono i numeri di ties, di legami, boundaries che hai nei confronti di quel paese, quindi se ti trasferisci con la famiglia, se hai un lavoro all'interno di quella giurisdizione, se hai dei parenti all'interno di quella giurisdizione, se hai degli investimenti finanziari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi maggiori sono gli elementi di collegamento, maggiori sono i tuoi interessi, maggiore è la possibilità che tu verrai considerato fiscalmente residente in quel paese, questo anche a prescindere dal numero di giorni che trascorri fisicamente all'interno di quel paese. Altri si basano invece proprio sulla presenza fisica, quindi ti fanno un presence test, quindi fondamentalmente ti vanno a fare il computo dei giorni più che altro delle notti. Pensiamo per esempio al Regno Unito, che spendi all'interno di quel determinato paese. Altri ancora basano la residenza sulla base del domicilio, quindi non della residenza. Noi sappiamo che i paesi di origine anglosassoni basano la propria residenza fiscale sulla base del domicilio. Questo vuol dire che sei fiscalmente residente, per esempio, se ottieni la cittadinanza di un determinato paese o se sposi una persona di quel determinato paese. Quindi anche il semplice fatto, tra virgolette, di essere sposato potrebbe attirare la tua residenza fiscale in un determinato paese. E poi bisogna fare attenzione anche alle presunzioni di residenza. Ci sono le cosiddette blacklist che vengono applicate non solo dall'Italia ma anche da altri paesi. Quindi per esempio la Francia lo fa con il Principato di Monaco, cioè i francesi hanno difficoltà a trasferirsi nel Principato perché si presume che rimangano fiscalmente residenti in Francia. Gli italiani hanno difficoltà a trasferirsi a Dubai perché si presume che la loro residenza sia ancora l'Italia fino a prova contraria. Quindi, come vedete, le tipologie di determinazione della residenza fiscale e i trabocchetti lungo il selciato sono tantissimi, quindi again facciamo molta attenzione. Il secondo punto da prendere in considerazione, quindi nella tua pianificazione, è il cosiddetto timing mismatch. Bisogna fare attenzione a che cosa? Che il proprio anno fiscale, quello del paese da cui si proviene, coincida con quello del paese in cui ci si trasferisce, o perlomeno che non ci sia un timing mismatch, cioè che io non rischi di essere considerato fiscalmente residente in entrambi i paesi per lo stesso periodo di imposta, perché questo dà problematiche di doppia imposizione. Pensiamo semplicemente all'anno fiscale italiano, che è dal 1 gennaio al 31 dicembre, a quello inglese che va dal 5 aprile al 4 aprile dell'anno successivo, e in questo caso rischio, se mi trasferisco in un periodo dell'anno a cavallo, rischio di essere considerato fiscalmente residente in due paesi. Alcune convenzioni prevedono il cosiddetto split year, e quindi sono per esempio quelle che ci sono tra l'Italia e la Svizzera, tra l'Italia e la Germania, cioè separano nettamente il dies a quo, si è considerati fiscalmente residenti nell'altro paese, risolvono questo problema di doppia tassazione alla radice, ma la maggior parte delle convenzioni non prevedono questa clausola, e quindi questo problema è molto ricorrente. Quindi anche in termini di momento temporale in cui trasferirsi va fatta una pianificazione evidentemente preventiva e non successiva.